La richiesta si riferisce all'episodio su cui ha riferito ieri all'Aula il collega Paragone, ovvero al fatto che siano stati rimossi dal canale YouTube di BioBlu, che è una testata giornalistica registrata, tutti i contenuti accumulati negli ultimi 10 anni. Quello che ho assistito è che i social network, che erano nati insieme alla rete, chiaramente come loro emanazione, come luogo di libertà dove il popolo poteva scambiarsi informazioni, discutere, come se fosse un grande bar, venivano improvvisamente oscurati, censurati. E non venivano censurate soltanto le ipotesi o le teorie dei pazzi che gridavano alla luna, anche se io rivendico che ognuno abbia il diritto di pensare e dire quello che vuole. Perché le informazioni si combattono, quelle cattive, con le buone informazioni. Si combatte con il confronto, ci si rende disponibili al confronto, e questa è la maniera migliore di smontare qualunque balla, che sia di regime, che sia dei media mainstream o che sia presente in rete. Venivano invece oscurati anche i video di scienziati, responsabili di unità operative delle università, semplicemente perché non dicevano quello che l'OMS in quel preciso momento diceva. E abbiamo assistito proprio a questo pendolo impazzito. Amministratori delegati di grandi social network come il CEO di YouTube hanno dichiarato pubblicamente che loro censurano e oscurano qualunque video che vada contro le indicazioni, chiaramente del momento, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non importa se si trattasse di video di cittadini oppure di video di accreditati, dottori, scienziati, piuttosto che di testate giornalistiche. I video sono stati sistematicamente oscurati. La libertà è stata improvvisamente e drasticamente ridotta. Abbiamo vissuto uno dei periodi di oscurantismo più forti da che esiste il genere umano e sicuramente da quando è nata la rete. Però questo non ha rappresentato la fine delle voci scomode dei cittadini che non sono autorizzate dal potere a circolare nei palazzi, ad essere emanate e radiodiffuse dai network. Questo ha rappresentato un incentivo, un trampolino, perché la prima regola della libertà è che vince sempre. La libertà trova sempre la sua strada.